Bentornati, pace e bene. Oggi, 14 settembre, ricordiamo l'esaltazione della Santa Croce. Ascoltiamo. La Chiesa Cattolica, molte Chiese Protestanti e la Chiesa Ortodossa celebrano la festività liturgica dell'esaltazione della Santa Croce il 14 settembre, anniversario del ritrovamento della Vera Croce da parte di Sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino, e della consacrazione della Chiesa del Santo Sepolcro in Gerusalemme. La croce, già segno del più terribile fra i supplizi, è per il cristiano l'albero della vita, il talamo, il trono, l'altare della nuova alleanza. La croce è il segno della signoria di Cristo su coloro che nel battesimo sono configurati a Lui nella morte e nella gloria. Nella tradizione dei padri, la croce è il segno del Figlio dell'uomo che comparirà alla fine dei tempi. Scrive Sant'Andrea di Creta: «La croce è gloria di Cristo, esaltazione di Cristo. La croce è il calice prezioso e inestimabile che raccoglie tutte le sofferenze di Cristo, è la sintesi completa della sua passione. È dunque la croce una risorsa veramente stupenda e impareggiabile, perché per suo mezzo abbiamo conseguito molti beni, tanto più numerosi quanto più grande nel merito, dovuto però in massima parte ai miracoli e alla passione del Cristo. È preziosa poi la croce perché è insieme patibolo e trofeo di Dio. Patibolo per la sua volontaria morte su di essa, trofeo perché con essa fu vinto il diavolo e col diavolo fu sconfitta la morte. Inoltre la potenza dell'inferno venne fiaccata e così la croce è diventata la salvezza comune di tutto l'universo». Era il 13 febbraio del 1913 quando Padre Pio scriveva al suo padre spirituale, Padre Agostino, queste parole: «Non temere. Io ti farò soffrire, ma te ne darò anche la forza», mi va ripetendo Gesù. «Desidero che l'anima tua, con quotidiano ed occulto martirio, sia purificata e provocata. Non ti spaventare se io permetto al demonio di tormentarti, al mondo di disgustarti, alle persone a te più care di affliggerti, perché niente prevarrà contro coloro che gemono sotto la croce per amor mio e che io mi sono adoperato per proteggerli. Quante volte, mi ha detto Gesù poc'anzi, mi avresti abbandonato, figlio mio, se non ti avessi crocifisso. Sotto la croce si impara ad amare ed io non la do a tutti, ma solo alle anime che mi sono più care». Oggi quindi mettiamoci al cospetto della croce per un po' di contemplazione, pensando anche alle parentesi della nostra vita che un po' somigliano a queste sofferenze che ogni uomo passa, che anche Padre Pio e anche Gesù ha passato, e cerchiamo di capire che c'è un dono d'amore importante che ci aspetta e che merita del silenzio e molta, molta fede.